Notiziario del 3 ottobre 2018. Il fenomeno del randagismo è tornato a essere un tema prioritario. Giungono alla mail della nostra redazione e al nostro numero WhatsApp continue segnalazioni sulla presenza di cani randagi, in modo particolare alla Perriera. Ma la presenza è estesa in altre zone. Basti pensare che qualche giorno fa una 60enne è stata morsa al polpaccio mentre praticava jogging alla Sitas. Segnalo la più assoluta e intollerabile situazione di degrado e abbandono in cui versa la zona della Perriera. Scrive un residente, specialmente nelle ore serali vi è un'invasione di cani randagi di media e grande taglia che camminano in branco mettendo in serio pericolo l'incolumità dei passanti, specialmente dei più piccoli. Tra i migranti sbarcati nelle scorse ore con un gommone a Porto Palo di Memphis c'era anche un ricercato su tutto il territorio nazionale con ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Monza in quanto responsabile del reato di evasione. Si tratta di GL, tunisino di 49 anni. Ma come si è arrivati all'arresto? I migranti, dopo essere stati bloccati a Porto Palo dai carabinieri, sono stati sottoposti a accertamenti sanitari in ospedale. Uno dei migranti, appena terminata la visita medica, ha subito tentato di fuggire nei corridoi dell'ospedale di Sciacca, ma i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. Tramite la ricerca delle banche dati, infatti, i carabinieri riuscivano a scoprire che il tunisino era ricercato sul territorio nazionale. Ancora niente sedute in diretta televisiva, anche se a discutere in aula consiliare domani sera c'è un punto importante, quale l'approvazione del bilancio consuntivo 2017, oltre alle comunicazioni del sindaco sull'azzeramento della precedente giunta, un fatto che i gruppi consiliari del centrodestra definiscono un ulteriore sgarbo istituzionale e un'altra bugia targata amministrazione Valenti. Il centrodestra, ma anche tutta l'opposizione, ha richiesto per mesi la diretta TV del Consiglio Comunale al fine di garantire ai nostri concittadini, che lo hanno ampiamente sollecitato, la possibilità di assistere alle attività della politica locale. Il centrodestra rivolge l'invito ai consiglieri di maggioranza di contribuire personalmente al fine di permettere la diretta dei lavori d'aula. La compagnia della Guardia di Finanza di Marsala, fra i vigneti di Marsala e Petrosino, ha svolto due controlli, in uno dei quali sono stati scoperti quattro lavoratori nigeriani, di cui due clandestini impiegati in un'azienda agricola gestita da una ditta individuale marsalese. Altri due lavoratori rumeni a nero sono stati scoperti dalla tenenza di Mazara del Vallo presso un vigneto a Campobello di Mazara e riconducibili a un imprenditore individuale. Altri sei lavoratori a nero sono stati scoperti dalla tenenza di Castelvetrano presso un'azienda vinicola di Partanna, fra questi anche un giovane di nazionalità tunisina ma nato in Italia, che aveva da poco dichiarato all'INPS di essere disoccupato, presentando apposita istanza per ottenere indennità mensile di disoccupazione. E infine il Tribunale di Palermo ha assolto, ritenendo che abbiano agito per stato di necessità, per aver guidato le imbarcazioni con centinaia di profughi che dall'Africa si erano diretti in Sicilia. Secondo i legali, tesi condivisa dai giudici, avrebbero deciso di condurre i gommoni per salvarsi dalla prigionia in Libia. I fatti sono del 2016 e a puntare il dito contro gli imputati furono i profughi che riconobbero in loro gli scafisti. Il tribunale ha disposto la scarcerazione di tutti i 14 imputati. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.